Buonasera a tutti ragazzi. Buonasera a tutti e bentornati in Amanti del Podcast. Buonasera ragazzuoli. Bentornati a tutti. Siamo qui con Basel, che come stai intanto? Per il momento ancora tutto bene, ma è ancora prima delle vostre domande, quindi quindi vedremo. Nulla di troppo complicato, tranquillo. No. Ho Google aperto, quindi in ogni caso c'è... è un'ottima scelta. Comunque dai, non chiederemo nulla di troppo complicato. Siamo buoni. Insomma, dai. La prima cosa che volevo chiederti è se ti puoi presentare in maniera molto breve, così che tutti... Per chi non ti conosce, ecco, in due parole. Allora, beh, intanto ciao a tutti. Io sono Basel Bakdunes, non è un nome di fantasia, ahimè. E sono il titolare di Velvet, un'agenzia di marketing e comunicazione vicino a Treviso, Castelfranco Veneto. That's it. Quindi in realtà siamo anche vicini, noi siamo di Padova. Esatto. Ecco. Siamo di Padova, siamo anche abbastanza vicini. Mio fratello ha vissuto a Castelfranco l'anno scorso, ci ho fatto un trasloco intero. Allora, quindi conosco. Non serviva neanche farti questo live. se non ci fosse la zona rossa si poteva fare anche dal vivo, sarebbe stato anche più bello in realtà. Sarebbe stato ancora meglio. Sarebbe stato più produttivo, diciamo. Anche perché siamo bloccati anche noi con la scusa del Covid a fare live solo a distanza tra di noi. Vai. No, penso volesse dire solo che è stata la situazione così. Era un di sì, ahimè. Comunque, parliamo un attimo dell'azienda, della tua azienda. Guarda, fatemi tutte le domande che volete, basta che siano facili, perché come dicevo prima, ho il terrore di non fare una tamarrata. Guarda, ti ammarrate, vanno benissimo. Comunque, no, vogliamo solo sapere in che modo gestisci la tua azienda, che è la differenza dalle altre aziende. Vabbè, è una domanda da $1,000,000. Guarda, non è che ci sia un modo, sai, cioè nel senso, non sono cose, secondo me, che alla fine impari su libri o quant'altro. Magari sì, può servirti tutto quello che vuoi in termini di preparazione, diciamo così, scolastica. In realtà poi penso che sia un qualcosa che è insito nel come sei, no? Cioè nel senso, quello che sei tu come persona alla fine di Riffo di Raffa viene fuori. Quindi io ho avuto un trascorso, ho avuto, tra virgolette, ho ancora, ma diciamo così, ho avuto un trascorso. Ciao, abbastanza Larry Page, ti vedo in forma, come va con gli hacker dei server della Google? Questo è quello di cui ti stavamo parlando prima. E Giulio voleva togliere l'audio, ma sono riuscito a togliere. Non è andata così. Comunque, grazie Creed, per Creed Sage, per la donazione. In realtà non ho capito perché. Ciao Larry Page, ti vedo in forma. Guarda, io adesso gli disattivo gli audio. Sì, basta, riprendi pure. Ecco, no, appunto dicevo, penso che sia qualcosa che poi ti viene fuori in automatico a seconda della persona che sei, no? Io penso di aver avuto un importante trascorso da piccolo punk rocker che nel bene o nel male ha un po' segnato il carattere, ma anche il modo di fare, anche la forma mentis. Quindi è ovvio che all'interno, se uno entra all'interno di Velvet, percepisca abbastanza rapidamente che c'è qualcosa di differente, no? Quindi immaginati il contrario di quello che può essere una banca o alle poste, eccetera. Abbiamo cartoni animati appiccicati un po' dappertutto, c'è mezza storia, c'è tutto il finale di Naruto praticamente sui muri, c'è il finale di Kenny Guerriero, ci sono metà dei protagonisti di One Piece, quindi immaginati te un po' sui generis, no? Ecco, in questo senso. Ma un requisito per entrare nella tua azienda deve essere una conoscenza base dei manga? Abbastanza sì, no dai, scherzo, però era una domanda che faccio spesso, no? Cioè, del tipo, dimmi qual è il tuo cartone animato preferito, ma ancora di più dimmi qual è il protagonista dei cartoni animati che più ti è piaciuto, perché guarda, dico, sembra banale, ma ogni tanto vengono fuori di quelle risposte da capogiro e ti fa già capire qualcosina in più della persona. E chi è che bocceresti? Cioè, una risposta che bocceresti immediatamente, quale potrebbe essere? Allora, a me non piace quando le persone, tipo quando fai le domande che musica ascolti e ti rispondono,
un po' tutto, oppure ti piacciono i cartoni animati? Sì, quali guardavi? Bah, un po' di tutto. Che libri letto? Ma un po' di tutto. Ma per me un po' di tutto è, vuol dire, una tega, cioè, nel senso, okay. Le risposte un po' giusto per generiche. No, sì, ok, mi tengo buono, così non mi espongo. Non mi espongo. Preferisci un'opinione sbagliata, però almeno un'opinione, piuttosto che una persona che non si espone nemmeno. Bravo, sì. Sai, più che sbagliato, tanto quando fai una domanda del genere stai comunque parlando dei gusti delle persone, non è che ci sia un giusto o sbagliato. Sì. È che quando una persona su più domande ti risponde in maniera sempre vaga, o penso non mi stia dicendo la verità, o penso che probabilmente è piena di tensione, però appunto non la sa gestire, oppure probabilmente non hai una passione che viene fuori in maniera, diciamo così, forte, no? E quindi un po' mi fa sempre venire mezzo punto di domanda. Poi, sai, non è mai detto, nel senso che nessuna domanda è assoluta, voglio dire. Però qualcosina. È un punto di inizio, in realtà. Sì. Punto di inizio. Quindi, no, che volevo riprendere la domanda della chat, che chiedevano che cos'è Velvet. Volevo un attimo sapere. Guarda, io tendenzialmente dico che la traduco in, è un'agenzia di marketing, in realtà. È un po' di più, è un'agenzia di marketing, ma sviluppiamo all'interno progetti a vario titolo, tant'è che a forza di continuare a sviluppare progetti adesso abbiamo deciso di sviluppare un incubatore aziendale che nasce proprio da Velvet, per poter supportare, sviluppare, finanziare progetti che nascono internamente ma anche e soprattutto esternamente, no? Diversi ragazzi arrivavano dicendoci: ho questo progetto, ho messo giù un business plan, vorrei sviluppare questa cosa ma non ci riesco da solo. Se l'iniziativa è figa, scusate, si poteva dire figa qua? Sì, sono ammesse. Bene, e si fa, diciamo così, un check di quello che dovrebbe essere il business. Se ci sono le famose precondizioni strutturali, perché no, si parte. Adesso abbiamo una decina, anzi 11 progetti in startup, e quindi insomma c'è un bel po' di lavoro da fare. Cioè, nonostante la situazione Covid, avete comunque 11 progetti in startup? Ma soprattutto grazie alla situazione Covid, no, diciamo, è brutto dire grazie a, però sai, guarda, la situazione Covid per chi si occupa soprattutto di digital, per me è stato un motore più che un freno, cioè, nel senso, provate a immaginarvi, un anno fa metà delle persone manco sapevano che cavolo fosse un marketplace, cosa voleva dire vendere online, cosa voleva dire utilizzare i social per fare anche quello che state facendo voi adesso, no? Certo. Mentre nel giro di un anno abbiamo avuto, diciamo, un'accelerazione che secondo me è pari almeno a 3-5 anni di sviluppo. E questo, ripeto, è brutto da dire grazie al Covid, ma diciamo quasi come unica causa simpatica, cioè conseguenza simpatica di questa pandemia, se non altro le persone si sono un po' svegliate, perché alla fine ti trovi, vero, in caso di necessità e devi fare di necessità virtù, no? Quando sei costretto in quella determinata situazione, non puoi fare nient'altro. Quando sei costretto che a evolverti, lo fai e basta. Esatto. Bravissimo. Esatto. E poi pare, cioè, infatti siamo stati proprio costretti, perché è uscita fuori la didattica a distanza e contemporaneamente anche lo smart working, che si sono sviluppati entrambi. Ed è una fortuna questa, grazie a Dio, perché ad esempio io che vado all'università mi sembrava assurdo che non ci fossero le lezioni da casa, cioè già da prima, perché... Cioè, non ci vuole un niente a fare le lezioni sia dal vivo che da casa con una telecamera che punta al professore, non era niente di così eccezionale. Esatto. Io, a proposito di come valuti, insomma, chi poi lavorerà per te, a parte, vabbè, le battute sui manga e sui cartoni, volevo sapere quanto conta la passione e come riesci a vedere se una persona è realmente appassionata? Prima di assumerla. Guarda, la passione, secondo me, ovviamente la passione inerente l'ambito per il quale una persona sta candidando, per me vuole dire che è quasi condizione sine qua non. Cioè, pensare che una persona si stia approcciando a un lavoro nuovo e lo stia facendo tanto per, e che non lo senta dentro, non lo senta suo, non sia qualcosa sul quale vuole investire, crescere, eccetera, è abbastanza rischioso e deleterio. Mi spiego meglio, cioè, se una persona vuole fare social media marketing ma ha iniziato ieri e non sa neanche se continuare domani, probabilmente è meglio che cerchi un'altra strada, no? La stessa cosa vale per la grafica, vale per uno che sta sviluppando un sito internet, eccetera. Se la cosa che ti piace fare, per la quale appunto hai una passione, passione per me vuol dire che sei curioso, ti informi, vuoi crescere, vuoi migliorarti, vuoi fare, eccetera, allora per me sei già a metà strada. Cioè, il fatto è che appunto
tante volte il problema è proprio quello di confondere la voglia di lavorare, perché disperatamente ormai hai fatto un percorso di studi e quindi quello è quello che pensi di dover fare, con ho passione per, cioè sono due cose totalmente differenti. Però sai, le riesci a vincere da diversi fattori, no? Quando cominci a fare le domande trasversali, quindi non quelle magari prettamente inerenti la parte tecnica del lavoro, quanto tutto quello che sta a corollario, nel senso come mai hai cominciato, dove ti vedi tra 5 o 10 anni, tutte quelle cose che sono magari un po' più generaliste, però se si portano dietro il, diciamo così, il lavoro, quindi quello per il quale una persona sta candidando, probabilmente questa è una persona che ci sta mettendo passione. Perché se una persona mi dice guarda, io tra 5 anni vorrei aver creato un social mio, beh, allora probabilmente quello è una persona che si sta già arrabattando per vedere qualcosa oltre quello che sta facendo. Mentre se una persona ti dice va, tra 3 anni sono venuto qui per candidarmi come social media manager, ma tra 3 anni voglio fare il cuoco, per carità, parliamone, però insomma non è che sia un buon inizio, ecco, diciamo così. Non è che ti mette in sicurezza e dire ok, voglio investire su questo ragazzo, voglio investire su questa persona, eccetera. Ma adesso come adesso, sai, comunque vista anche la contingenza dell'economia, eccetera, fare un, diciamo così, un'assunzione, quindi assumere una persona, è comunque una responsabilità da una parte ed è un rischio dall'altra. Quindi responsabilità, okay, nei confronti della persona stessa, ma anche della tua azienda, e ovviamente un rischio per l'azienda, perché dici, sai, siamo in Italia, sai cosa vuol dire assumere, eccetera, eccetera. Quindi, a maggior ragione, e per ovvi motivi, oggi come oggi la selezione è diventata un po' più difficile, anche solo di quanto non fosse 5-6 anni fa. Cioè, nel senso, cerchi di avvalerti veramente del top, cerchi il meglio, eccetera, eccetera. Penso che siamo una delle poche aziende ad aver inserito, mi pare, 17, 18 o 16, insomma, persone in dall'inizio dell'anno, ok? E quasi tutte con contratti a tempo indeterminato, insomma. Quindi, insomma, i rischi ce li sappiamo prendere, però dall'altra parte mi aspetto veramente che... Ecco, quello che dico spesso è che voglio vedere gli occhi della tigre, no? Cioè, quando vedi le persone che hanno proprio la voglia viscerale di far bene, di portare valore aggiunto, eccetera, penso che alla fine la differenza sia solo quella, perché sai, i libri, prendere i bei voti all'università o quant'altro, sì, lo fai, ma io te lo dico sinceramente, lo facevo più per fare piacere ai miei genitori che non perché ci credessi davvero che servisse, no? Quindi, oppure, boh, adesso ho fatto l'esame per 3 settimane, non faccio più un cazzo, eccetera, eccetera. Si può dire anche queste altre parole, sì, vero? Sì. E, mentre dopo un poco cominci a capire che sì, quello che puoi leggere a scuola, quindi diciamo così, per quello che è il tuo percorso formativo, è solo una parte di quella che è la tua competenza. Il resto lo fai continuando a informarti, continuando a provare, a crescere, a fare. Ma guarda, ti dico, ho acquisito più competenze forse a volte facendo tutte le cose trasversali, cioè fuori dall'ambito lavorativo, fuori dall'ambito prettamente scolastico. Esatto. Ma un po' quello che state facendo voi adesso, no? Per voi magari è abbastanza banale, nel senso che siete cresciuti con determinati strumenti e magari mettersi a fare interviste, creando una chat, facendo, utilizzando i social in maniera trasversale, sembra una cosa, come dire, sì, è abbastanza, tra virgolette, canonica, ma vi assicuro che quando uno comincia a fare queste cose non si sta accorgendo di quante attività, che invece sono attività tipicamente da lavoro, sta eseguendo, ma le sta facendo con la mano sinistra. Nel senso, coinvolgere le persone, mettere dentro, c'è tanta, esatto, roba. Contattare molte persone. Fare la pubblicità dell'evento, portare dentro gente, eccetera, eccetera. Quindi, guarda, la stessa cosa che a me è successa facendo cose, diciamo così, fuori da quello che era il contesto ordinario, quindi esempio la gestione degli eventi da una parte, scrivere la fanzine prima, poi la mini etichetta discografica, eccetera, sono cose che le fai mosso dalla passione, però sotto sotto ti stai praticamente creando una sottospecie di lavoro senza accorgertelo, tant'è che dopo quando riversi le stesse identiche competenze una volta che hai una partita IVA aperta, in realtà le cose magari tante volte ti vengono naturali, le sai già fare, cose che per gli altri, che magari hanno studiato solo sul libro e non hanno mai mosso una paglia, diventano difficili, prima volta, eccetera, eccetera, fanno fatica e lo si vede, guarda, ogni giorno. Cioè, ci sono persone che magari
puoi aver studiato tante cose, però non è sufficiente, no? Perlomeno oggi non è sufficiente e soprattutto non nel contesto lavorativo nel quale siamo noi. Ritieni che comunque sia fondamentale avere un'istruzione di base? Avere una laurea, secondo te, non Guarda, non voglio è dirla laurea, però necessario? ecco. Allora diciamo così. Intanto facciamo un super distinguo su quelli che possono essere lavori di tipo A e lavori di tipo B. Mi spiego meglio. Io difficilmente mi farei operare da una persona che non ha studiato medicina, ok? Oppure diciamo così, non so se farmi fare il disegno di una casa da uno che non è né un geometra né un architetto, ok? Quindi ci sono sicuramente dei lavori per i quali c'è una competenza tecnica che è tassativa e necessaria, ok? Poi ce ne sono altri per i quali, secondo me, non è tassativa la laurea, è un di più, come anche un master, cioè è sicuramente un qualcosa in più, ma non è condizio sine qua non. Cioè, non è che una persona per saper scrivere bene deve essere laureato in lettere. Anzi, se devo essere sincero, gran parte delle persone che scrivono bene, che conosco, non hanno una, Una diciamo, laurea. laurea. Cioè, scrivono magari perché come passione leggono tantissimo. Si informano, scrivono, eccetera, eccetera. Poi, sai, a forza di dai, insomma, può venirti anche abbastanza naturale. Attenzione, non sto dicendo studiare non è ok, e non sto nemmeno dicendo che le lauree non servono a niente. Ripeto, servono assolutamente. Per alcuni lavori invece sono imprescindibili, per altri possono essere un plus, ma non è sicuramente tutto lì, insomma, non è che basta che uno abbia il foglietto di carta ed è già diventato un marketing manager, voglio dire, no. Immagino che comunque rispetto magari ad anni fa c'è molta più concorrenza, quindi magari presentando dei curriculum ci sono persone, molte più persone che hanno una laurea, o sbaglio. Sì, guarda, infatti non è più una discriminante, no? Se già pensi, sì, mi posso immaginare già solo a com'era quando ho iniziato io a portare in giro il curriculum, cioè c'erano un po' meno in rapporto persone laureate, quindi magari il fatto di avere una laurea o avere un master era sicuramente una questione veramente in più. Adesso non è più quello che fa la differenza. Cioè, veramente, guarda, ma te lo dico, cioè, se io vedessi una persona oggi che vuole candidarsi come social media manager, ma dove vuoi che abbia studiato? Cioè, preferisco che una persona mi dica: guarda, io avevo un canale mio, no, ho creato tre gruppi su Facebook, li sto gestendo. Ah no, avevo sviluppato questa pagina qui su Instagram e l'ho portata a 120.000 follower nel giro di mesi. Ecco, quelle robe lì per me determinano già che tu sei già una persona che sa fare quel tipo di lavoro. Ora devi solo magari adeguarti a quelli che possono essere gli standard di un'agenzia, però vorrei dirti che preferisco di gran lunga una persona che ha fatto cose inerenti al suo ambito rispetto a una persona che magari sì, ha il foglietto di carta, però Sì. cioè, E non è determinante. invece volevamo parlare anche dell'aspetto di libertà che lasci ai tuoi dipendenti. È molto bello, ma come si riesce a gestire? E intanto se vuoi spiegarla, perché insomma io la so, però. Guarda, allora ti dico, il discorso, chiamiamolo così, diciamo sul concetto di libertà, penso che sia semplicemente il continuare, ok? Quello che è la filosofia un po' che cerchiamo di mettere un po' in tuta velvet, come ti dicevo, Mari, è stata un po' viziata da una parte da quello che poteva essere la filosofia punk di quando ero ragazzino, mischiata con quelli che sono i cartoni animati giapponesi di cui ormai diciamo che stiamo subendo sempre di più, no? Ormai stanno arrivando su manga dappertutto. Quando ero piccolino io manco esistevano le fumetterie, quindi immaginati. Dicevo, il discorso relativo alla libertà è un po' complesso, nel senso che non voglio che passi l'idea che qui è un posto nel quale, Velvet è un posto nel quale le persone entrano, fanno il cazzo che vogliono, escono quando vogliono e arrivederci. Sai, secondo me la libertà tu ce l'hai fin tanto che non ledi la libertà degli altri, no? E quindi sulla base di questo tipo diciamo così, di mantra, il concetto da parte mia è che ovviamente ci sono delle regole, va utilizzato il buon senso. Non è che a me interessi che una persona inizi alle ore 9 e vada via alle 18:30, concettualmente, cioè, neanche da timbrare il cartellino, non è quello. Però magari, ecco, sono una persona che si arrabbia molto se una persona arriva in ritardo quando ci sono riunioni, ok?
perché lì stai un po', passami al termine, facendo il cagacazzo nel rispetto nei confronti di persone che magari invece erano lì prima di te. Certo. Uno può portarsi il cane al lavoro, certo, basta che non sia un Doberman che morda ogni essere vivente, e da quel punto di vista lì non mi serve la massima. Madonna, perché? Perché? Abbiamo, diciamo così, cercato di aggiungere più cose possibili per fare in maniera tale che l'ambiente lavorativo fosse il più easy possibile. C'è una palestra dentro, adesso c'è anche una sala prove, abbiamo portato la batteria 2 mesi fa. Che bello. Quindi una persona può veramente fare, passami il termine, il stracavolo che vuole. L'importante, ripeto, che non venga, non vada a ledere la libertà degli altri, e soprattutto ovviamente sappiamo che è un ambiente lavorativo nel quale entrano clienti, bisogna essere in un certo modo, farsi trovare in un certo modo, e ovviamente prima di tutto per me appunto viene il livello qualitativo e l'attenzione al cliente su ogni cosa. Dopo, sai, una volta che abbiamo soddisfatto le aspettative dei clienti, una volta che il livello qualitativo di quello che abbiamo fatto è ok, per me per il resto uno può anche andare in piscina, non è che... Cioè, non quindi me più può fregare. Che quantità di lavoro è... qualità di lavoro. Esatto, cioè sì, gli obiettivi che una persona... Bravissimo, cioè io penso che... Bravo, non penso che... se quello che stai facendo ti piace, non stai lì a guardare troppo l'orario, no? Cioè sì. Può essere che una volta resti fino alle 9, la volta dopo hai la partita di calcetto, vai a casa alle 5:30, non me ne frega niente. L'importante è, ovviamente, ripeto, che il focus sia sul execution, cioè ho fatto bene le cose che dovevo fare, del resto per me è una roba anacronistica quella lì di stare a cagare il cazzo con orari o fucili puntati su non puoi andare in bagno più di 3 volte, no, non puoi andare a prendere il caffè più di 4, certo. Cioè roba, per me è follia pura, non abbiamo mai controllato quelle cose, non mi interessa nemmeno. È ovvio, ripeto, che è sempre una questione di buon senso. Ogni tanto qualcuno che fa la cacca fuori dal vasetto c'è, a quel punto lì va ripreso nel rispetto ovviamente di tutti gli altri, ma tendenzialmente vorrei che le cose fossero più free possibili. E ti è mai capitato di dover licenziare per magari la negligenza o la poca performance? Magari all'inizio era una persona che dava il massimo e poi c'è stato un calo. Ma guarda, dico, più che per poca performance, per poca performance non è mai stato lasciato a casa nessuno. Per comportamenti fuori dallo standard, diciamo, della comprensione umana, quello sì. Cioè, quando una persona magari non capisce nemmeno più qual è il suo ruolo e con il suo comportamento rischia di danneggiare i colleghi o comunque i lavori degli altri o comunque anche lo standard stesso qualitativo dell'azienda, allora lì non, per me non va più bene, no? Cioè, però ecco, se una persona invece non è in grado di fare le cose, quello non me ne fotte niente, vuol dire che ho sbagliato io il momento in cui l'avevo assunta e di conseguenza a forza di dai facciamo in maniera tale che debba diventare capace di fare le cose, insomma, oppure come è successo per alcune persone, hanno iniziato facendo delle cose e poi ne hanno iniziate a fare altre, insomma, quindi ecco. Ah, giusto così. E poi volevo chiederti, ci sono, se vuoi darli o se no lo teniamo per la fine, dei consigli che daresti ad una persona giovane che vuole aprirsi un suo business, una sua impresa? Guarda, premesso che se una persona vuole veramente fare l'imprenditore è meglio che non stia ad aspettare i consigli di qualcun altro, no? Nel senso che, ecco, nel senso che, cioè, se posso dare consigli su come provarci con una ragazza magari, ma non sì, mi sento di dare, ecco, non mi sento ma, e neanche là, diciamo, ecco ancora. Giulio non riesce a togliere l'albero, adesso lo posso, ragazzi. Lo volevo tenere, ma devo toglierlo adesso, ragazzi. Però ecco, il discorso, vabbè, se dovessi veramente darti dei consigli, è quello di, diciamo così, pensarci veramente bene. E non lo dico tanto per dire, è che tante volte sei animati un po' da... non so, dalla foga, dalla voglia di magari cambiare. Bravo, perché per n motivi vuoi fare un change, eccetera, ti fai fagocitare proprio da te stesso, no? E rischi di prenderti la faccia, muro addosso, bravo. Non ho il Covid,
Tranquillo. Non so se la tosse arriva fin là. Esatto, ci dobbiamo coprire poi. Volevo sapere per quanto tempo perseguiti un'idea prima di dire... Perseguiti. Si dice perseguiti. Perseveri, non lo so, con un'idea prima di dire no, ok, devo gettarla, non va bene. Ma guarda, sinceramente non c'è un tempo, nel senso che devo dirti che ci sono state delle cose che abbiamo messo da parte, cioè nel senso, anche se alcuni progetti mi sarebbe piaciuto svilupparli, se poi vedi che non c'è una, diciamo così, non c'è il business dietro, nel senso che è difficile che tu riesca a tenerli in piedi, magari a malincuore ti conviene metterli da una parte. Ti faccio un esempio: 6 anni fa volevo fare un manga. Dopo 6 mesi abbiamo selezionato il disegnatore, e ti dico, sono un po' sensibile sul tratto delle persone, e abbiamo fatto 200 tavole nel giro di, non ricordo neanche, 7-8 mesi, insomma. Poi avevo finito totalmente i soldi, e quando abbiamo messo giù un po' di quelli che dovevano essere gli economics per riuscire a farcela, eccetera, nel mentre ci siamo accorti che la roba non stava in piedi, ed è stata una delle cose che mi è dispiaciuto di più dover abbandonare, nel senso che... Ma non stava in piedi proprio il progetto o il manga in sé? Guarda, no, stava in piedi economicamente, cioè era impossibile in un contesto come quello italiano riuscire a stare a in piedi. A vendere. Bravissimo, cioè... spendi più soldi a fare le cose che a vendere la cosa che, per la quale hai lavorato, no? Magari sì, in un contesto come poteva essere quello giapponese in primis, coreano, adesso vedo che stanno salendo a nastro, ma probabilmente anche per certi versi quello americano forse avrebbe avuto qualche possibilità in più. Però ecco, ho abbandonato la cosa. Nel frattempo, giusto a titolo informativo, il ragazzo che abbiamo selezionato è andato a disegnare per la Marvel e per la DC Comics, quindi proprio non era proprio l'ultimo dei Mona. Ecco. E, lo tengo da una parte, nel senso che sotto sotto... ti piacerebbe riproporlo magari in futuro. Sì, e ho detto, devo aggiungerci qualcosa, probabilmente mancava ancora qualcosina dal punto di vista di quello che è proprio il modello di business, per fare in maniera tale che almeno si riesca a farlo stare in piedi. Però sai, all'epoca a malincuore ti conviene prendere le robe, vedi che non ce n'è, mettile da una parte, altrimenti il rischio è quello di perseverare, ma nel business, diciamo, sai, non sempre dopo ti va bene, no? Quindi il rischio poi è quello di... Devi riuscire a vedere il piccolo gradino, no? Per riuscire a fare la differenza oppure no? Cioè devi vedere se il passo che fai è successivo, sei su un altro gradino oppure se sei sul vuoto, capito? Cioè devi un attimo equilibrare la cosa, perché altrimenti finisci nel farti guidare da te stesso e non combini nulla. Sì, ma sai, bravo, il discorso è che infatti c'è una strana leggenda relativamente a tutti quelli che fanno i business, eccetera. Nel senso che sì, noi leggiamo sempre di quelli che ce la fanno, no? Ma non è che leggiamo le storie devastanti di chi non ce l'ha fatta. Tante volte invece andrebbero riportate anche e soprattutto quelle, gente che magari per 10 anni è stata costretta a mendicare in giro i soldini per pagare i debiti, gente che ha dovuto andare a fare i peggiori lavori perché ormai aveva finito tutto, eccetera eccetera. Se considerate che in Italia 11 startup su 12 chiudono entro i primi 3 anni per fallimento, ok, cioè vanno in tega totale, 11 su 12, e non è che la 12ª si chiama Facebook o si chiami Twitch, ok? Infatti. Non è detto che siano unicorni, magari sono aziendine che vanno. Vuol dire che ogni 12 persone ce ne sono 11 che stanno piangendo e una che probabilmente è contenta. Ecco, pensiamoci quando proviamo a partire con un progetto nuovo, eccetera, no? Nel senso che, ripeto, dopo si leggono sempre sui giornali, Gino ce l'ha fatta, quest'altro ha spaccato, quella, sì, ma ogni tanto portiamo anche gli altri 11, no? Esatto. Non dico tanto per far paura. No, ma è la realtà. Per dire alle persone, pensaci un poco di più, cioè nel senso, hai finito di ragionare con tutto? Benissimo. Chiudi il libro un attimo e prova a riaprirlo guardandolo con occhi un po' differenti, perché sennò se sei sempre tu viziato dal tuo pensiero, a volte sai, uno va via come un ariete e non riesce a vedere gli errori che sta combinando, eccetera. Se ci pensi, succede anche quando una persona scrive,
se tu scrivi un testo e provi a rileggere il tuo stesso testo, tu gli errori non li vedi o li vedi con molta difficoltà. Mentre se leggi i testi degli altri, trovi gli errori. Idem quando gli altri leggono il testo tuo. Quindi nel business succede sovente la stessa identica cosa. Tu difficilmente riesci a accorgerti che quello che stai facendo ha acqua, cioè porta dentro acqua da qualche parte. Quindi c'è tante volte la necessità di dire, ok, mi fermo un attimo, cerco di guardare le cose con un altro tipo di occhio e di vedere se effettivamente ci sono tutte queste precondizioni che possono portarmi al successo oppure sto più rischiando che altro. Poi ripeto, un po' di rischio ci deve essere. Il rischio è proprio quel quid che fa la differenza tra un imprenditore e non un imprenditore. Esattamente, cioè se tu ti preoccupi troppo per il rischio addirittura rischi di non partire proprio. Ah, ed no, è quello che ti manca a volte forse per... Però rispetto a quello che dicevi prima, si legge spesso che gli imprenditori, molti imprenditori dicono che l'unica cosa che gli ha permesso di essere nel punto in cui sono adesso è che hanno continuato a crederci fino alla fine. Sì, guarda, è vero, però ripeto, attenzione perché queste frasi un po' sono tante volte un po' fatte. Frasi emo, in stile film, un po' romantiche, eccetera, fanno figo. E probabilmente sono anche vere da un certo punto di vista, ma possono essere tendenziose se ascoltate da terze parti, perché ripeto, probabilmente anche gli altri 11 dei 12 ci hanno creduto fino alla fine, però poi è finita. Io, quando avevo 27 anni avevo fatto partire un mio progetto su fashion, un piccolo brand eccetera, e vi giuro che ci ho messo anima e cuore e tutto quello che ci stava dietro, rimettendoci tutti gli euro che avevo in tasca, indebitandomi e quant'altro. Poi è arrivata la bomba H, che appunto descrivo sul libro, quindi c'è stato un contenzioso relativo al brand e la roba mi è esplosa tra le mani. E puoi continuare anche a crederci, ma a un certo punto il gioco finisce, è un po' come una partita di calcio, no? Cioè tu puoi anche continuare a crederci fino al 90esimo, però ragazzi, se stai perdendo 4-0 hai perso, cioè quando arriva il fischio è finita, quando hai finito i soldini non hai più la possibilità di andare avanti, le vendite si bloccano eccetera, non è una questione, cioè diventa accanimento terapeutico, non so come dire. Sì. Bisogna mantenere i piedi per terra, diciamo, e guardare i fatti. È meglio canalizzare le energie rimaste per il prossimo progetto piuttosto che continuare a insistere su quello fallimentare. Probabilmente sì. E infatti volevo proprio chiederti come hai fatto anche dal punto anche come descrivi nel libro, che avevi toccato appunto questo punto basso della tua vita in cui ti sentivi anche moralmente abbattuto dopo quello che era successo, come hai fatto a trovare le forze, risorgere come una fenice? Esatto. Ma guarda, ti dico, più che essere risorto io penso di aver avuto tante persone che mi hanno aiutato, cioè nel senso, ecco, forse la fortuna che tra virgolette ho e penso di aver sempre avuto è di avere tanti amici. E veramente mi sarei lanciato dal decimo piano di testa in alcuni momenti, però guarda, le persone che mi erano vicino mi hanno proprio aiutato anche a venire fuori dallo sconforto, lo sgasamento, anche perché ti arrivi a 30 anni, vedi i tuoi tra virgolette compagni di università già coetanei, bravissimi, già pronti, bravissimi, cioè già wow, tutti stanno bene, bel lavoro, chi si sposa, chi ha figli, chi compra la casa, e tu ti trovi tra virgolette ad aver quasi fallito senza più una lira, senza un cazzo di niente, e dici, ma fammi capire, questo qui che quando andavamo al liceo assieme era un rincoglionito, adesso sta facendo questo lavoro da strafigo, guadagna mica i soldi, si sposa, e io che pensavo di essere il fenomeno adesso sono qui che sono un coglione, ecco, bravissimo, i soldi per mangiare la pizza, no? E sai, è un po' forte perché io mi ricordo che quando avevo 30 anni ero convinto che le je sans fait, come si suol dire, cioè ci ho provato, a me è andata male, fine, mi ero anche tra virgolette adattato a fare un lavoretto che non mi piaceva, come per dire vabbè, posto così, però poi sai, quella roba che ti brucia dentro un po', vuoi, desideri anche la rivincita, poi la rabbia, un po', ripeto, sono stati le amicizie che mi hanno dato una mano, e poi è un po', non voglio dire fortuna perché fortuna esiste o non esiste, non lo so,
diciamo una combin di cose che sto giro sono andate più per il verso giusto che per quello sbagliato, però ripeto, non so se ci sia stata una cosa che abbia fatto scattare questa, no, un insieme di cose molto. Io volevo un attimo tornare indietro prima, volevo chiederti se potevi fare degli spoiler sul manga che volevi fare. Ma guarda, allora ti dico, io arrivavo anni fa da un periodo in cui mi ero imbibito di studio delle religioni, no? della storia delle religioni, e quella roba lì mi ha portato in un trip pauroso su tutto quello che è il concetto di Dio, dell'esistenza dell'essere umano, okay, dei perché, eccetera, eccetera. E allora ho detto, caspita, se provo a tradurre tutto sto know-how qui e provo a scriverci un libro, non lo caga manco il cane, perché sarebbe una puttanata terra-aria. Però ho detto, se questa roba qui la traduco in una specie di manga in cui ci sono calci, pugni e raggi di energia, probabilmente... Allora metti che a qualcuno interesserebbe. Viene letta in un'altra maniera. E quindi, diciamo così, abbiamo fatto una specie di shonen, cioè quindi manga da combattimento con crescita del personaggio, canonico, no? Quindi classico stile, soliti manga, voglio dire. Sì, sì, tipo Hunter x Hunter. Bravissimo. Però, diciamo così, era dal punto di vista di quello che erano i testi e i dialoghi, era molto maturo, cioè nel senso forte anche, perché era piena di citazioni, c'erano cose anche tecniche dentro e quant'altro. Non era sicuramente una roba per un ragazzino di 8, 10, 15 anni, probabilmente dai 15 in su, sì. Ma sai che anch'io mi ero fatto un trip di fare un manga della Bibbia? Cioè, Hai visto? Perché ho proprio pensato che secondo me, cioè, è una palla magari da leggere, però se tipo ci metti i combattimenti così viene fuori una roba molto interessante. Se la romanzi un poco diventa una figata. Cioè, effettivamente, se ci pensi, la Bibbia non è altro che un mega libro contenente storie totalmente differenti una dall'altra, esatto, che sono state unite per n motivi e poi è diventato il libro sacro, no? Ma poi è pieno di guerre, di cose, quindi in realtà è un manga, esatto, un casino, cioè diventerebbe, è vero, diventerebbe fantastico. Ma sarebbe un modo per avvicinare i ragazzi a... Ecco, alla Bibbia. Ecco il mio progetto, ora faccio il manga sulla Bibbia. A me sono concesso che sia una bella cosa avvicinare i ragazzi a quella roba lì. Esatto, sì, esatto. Sì, 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 ma infatti condividiamo il concetto. Sai, io penso che se le persone leggessero per davvero la Bibbia, non so quanti continuerebbero ad andarsi a fare il segno della croce in chiesa. No, sì, credo anch'io. Leggi bene la Bibbia, diciamo così, il Dio che ne viene fuori non è quello che abbiamo in mente noi, amorevole, buono, misericordioso, tutt'altro. Esatto. Fa strage di persone, ammazza donne e bambini, quindi un attimo te. Ma ti sei letto la Bibbia? Sì, due volte. Come mai? Se posso chiedere, perché devi conoscere il tuo nemico per poterlo combattere. Vedi, no? Questa è la stessa cosa che ho detto anch'io ad Olga per leggere la Bibbia, che ho detto che ero interessato a leggerla per capire. Poi, secondo, dipende un po' anche dai libri. Ti penso, il libro della Genesi l'ho letto più volte, perché forse è anche quello un po' più, da un certo punto di vista, essendo quello che apre un po' le danze, è anche un po' veramente strano se ci pensi, no? Cioè tutta la componente di Adamo ed Eva, quella roba lì, cioè non riesci a capire dove vogliono andare a parare, e ritengo che sia relativamente impossibile che chi lo ha scritto intendesse dire le cose che ci sono riportate. Sai, però quando cominci a cercare delle allegorie, inizi a fare quel tipo di lavoro che potrebbe fare chiunque, e poi quindi chiunque può diventare interprete esatto, e da Bass diventi, esatto, Adam Cadmond. Bravo. Cosa ha detto? Non ho sentito. Da Bass diventi Adam Cadmond. Diciamo così, guarda, è un argomento molto complesso, per il quale appunto secondo me si necessita di studi, e di sicuro nessuno avrà la verità, ragazzi, perché a casa mia ancora nessuno è tornato dal regno dei vivi e è venuto qua a parlarmene, e nessuno mi può dire che ha conosciuto per davvero Dio gli ha detto queste cose qui e che quindi ce le sta proferendo, no? Esatto. Quindi siccome parlando tutto di immaginazione, dell'immaginazione, cosa volete che vi dica? Esatto, senza parlare che comunque la Bibbia noi la leggiamo in italiano,
non abbiamo neanche problemi di traduzione con l'ebraico antico, cioè ci sono tante di quelle cose che in realtà dovremmo analizzare, che è veramente impossibile poi arrivare a quello che c'era scritto nella Bibbia originale, cioè... Guarda, sì, ma se ci pensi anche semplicemente adesso, al di là che stiamo parlando di un qualcosa che prima si ci avveniva, diciamo così, tramandato da in maniera orale, no? Quindi tu prova solo a immaginarti di dover adesso andare tu a raccontare a qualcuno la conversazione che noi abbiamo appena avuto adesso. Quando tu vai a raccontarla a qualcuno, questo qualcuno perderà dei pezzi e ci aggiungerà dei pezzi. Sì. Prova a immaginarti che questa roba qui avvenga per anni e anni e anni e anni, no? Esatto. A un certo punto poi qualcuno prova a tradurre il racconto che ne è rimasto a caratteri cuneiformi, ok? Quindi neanche in italiano o in inglese, voglio dire. E poi vai avanti e vai avanti finché insomma arrivi all'ebraico antico, il quale ha diverse matrici di traduzione. Adesso, ad esempio, si usa il codice masoretico, è quello che va per la maggiore, mi sembra che sia dei primi anni 900. Ma se già utilizzi altri codici, ti vengono fuori cose differenti. Quindi, esempio, non c'è scritto da nessuna parte nella Bibbia il termine onnipotente. Non esiste. Perché non esisteva il termine in ebraico antico, quindi mi viene a dire, fammi capire un attimo, chi l'ha detto che è onnipotente? Esatto. E poi alla fine... Esatto. È un po' come il discorso del telefono senza fili. Esatto, per dirlo io. Cioè che se io dico una cosa a una persona e poi quella persona lo dice 100 volte a altre 100 persone, cioè alla fine il messaggio è diverso, ma... Infatti è assurda sta cosa. Comunque dalla chat magari chiedono magari se era un pescivendolo. Dalla chat chiedono se hai letto il Sutra del Loto. Ah, ma è una mia amica questa qui. Sì, sì. Ciao Eliana, ciao. Comunque, visto che parliamo di libri, volevo chiederti secondo te quanto è importante leggere nella vita, anche magari indipendentemente dal lavoro che fai. Totale. Tu quanti libri leggi? Ma guarda, io ti posso dire quanti libri compro, perché non è detto che li legga tutti fino alla fine. Però ecco, libri ne compro una montagna, ma penso che veramente siamo almeno 3, 4, 5 la settimana. Poi ce ne sono solo alcuni che leggo in toto, altri che vado balzelloni, magari da capitolo a capitolo, anche perché tendenzialmente non sono mai romanzi, sono quasi sempre libri di business, e magari ci sono capitoli che mi possono interessare di più, mi possono interessare di meno. Ma ti dico... Sono ancora uno di quelli che legge i libri in carta, quindi non sono uno da, diciamo così, da libri digitale, mi spacco le balle, cioè so che potrebbe essere molto più utile, ma proprio non mi piace, non mi spiega. No, capisco perdi un po' il senso forse di leggere, secondo me. Sì. Cioè, sai, anche perché stai tutto il tempo comunque a leggerti o il blog da una parte, oppure... Esatto, l'articolo, esatto, sì. Gli articoli, quelle robe lì mi vanno benissimo, sono le letture veloci, cambi velocemente, pam pam pam. Ma quando devi leggerti comunque un libro, mi piace proprio sfogliare la pagina, tornare indietro, guardare, segnarla, a volte le sottolineo, dopo restano lì così. E quindi ecco, so che ci sono dei metodi oggi per inquadrare queste cose molto più fighi, però non mi piace proprio. Ecco, comunque, rispondendo ancora alla domanda, vi dico, ecco, questo sì è una delle cose che mi preme lasciare, è che le persone leggano. Ma... E le vedi quando uno è uno che legge, guarda, lo vedo proprio dai ragazzi nostri, guarda caso quelli più informati, quelli che studiano di più, quelli che continuano a leggere, informarsi, studiare, di riffa o di raffa nel tempo poi sono quelli che crescono meglio, nel senso che si evolvono, hanno una forma mentis diversa, c'è proprio un'apertura mentale. Sì, condivido appieno, secondo me proprio leggere ti permette di creare una mentalità molto più aperta e più fluida, anche che ti adatti anche meglio alle situazioni, cioè è un tuo pensiero che però è la creazione di tanti altri pensieri, quindi è esatto, è importantissimo. Ma e parlando invece di manga, cioè te li leggi ancora? Sì, ma guarda, dico, ne compro tanti, adesso sto seguendo uno che si chiama Rikudo, a box, ma continuo da 22 anni a seguire One Piece, spero che prima o dopo finisca, perché non se ne viene fuori. Siamo nella terra dei samurai. Bravissimo, sì, bravissimo. Ho guardato l'anime da zero, sono adesso in pari attualmente. Cazzarola, bravo. È stata una bella impresa, bella però voglia, ne valsa la pena, se posso dire, ne valsa la pena, perché One Piece è davvero bello. Bravo, pur essendo ogni tanto un po' al limite del comico, però comunque ormai mi tocca continuare a guardarlo, sai, l'ho guardato dall'inizio. Mi piacevano Naruto, Bleach, tutte quelle roba lì. Non ho ancora guardato Boruto, perché mi hanno detto che è anche carino, però non mi fido, però lo farò.
Sì, comunque una botta di manga, sì. Penso che sia una... Forse ecco, i manga superano i libri di gran lunga, così. Beh, guarda, su questo non ho dubbi, perché alla fine se segui una serie di manga, comunque te ne porti a casa almeno una ventina minimo, solo di quella serie, quindi... Assolutamente. Dai, Olga, passiamo pure alle domande aziendali. No, dopo vabbè, no, no, continua pure. No, beh, è finita se parliamo di manga, cioè, nel senso, cioè, vorrei chiederti le tue opinioni su Berserk, se tipo l'hai letto. Bellissimo, anche se continua ad andare avanti troppo per le lunghe, e ormai esce qualcosa una volta ogni 5 anni, cazzo, esatto. Permetto di aspettare. È cambiato tanto, sicuramente, diciamo, tutta la prima parte eccezionale. Adesso vediamo dove tira a campare. Vediamo se andrà avanti, perché... bravo, cioè... non riesco a capire come vuole andare avanti, se andrà avanti, quanto andrà avanti. Però, diciamo così, nel suo genere spaccava. È in crisi esistenziale quel... No, più che altro io, cioè, io l'ho riletto tutto due volte, poi ho riguardato la serie qui con Olga, ed è sempre una meraviglia guardarlo. Cioè, veramente... Comunque vai, Olga, dai, torniamo un po' di business. Torniamo alla realtà. Allora, io ho letto che tu vedi i tuoi colleghi come una squadra, come più amici, no? Che colleghi. E sì. Come riesci a gestire come riesci ad equilibrare più che altro il rapporto tra l'essere un capo e l'essere un amico allo stesso tempo? Ma guarda, perché dov'è che ho detto che lo riesco a equilibrare? No, nel senso, allora ti dirò, è una grande dicotomia di interpretazioni, no? Nel senso che c'è chi è assolutamente favorevole a questo tipo di, diciamo così, di approccio, c'è chi dice che no, nell'ambito lavorativo non si può essere amici, anzi questo comporta una serie di cose poco simpatiche. Ecco, io diciamo così, ti posso dire, tra l'una e l'altra comunque penso che nel rapporto di, passami il termine, amicizia, ci sia più da prendere che da perdere, ok? Quindi sicuramente porta delle cose a volte non tanto simpatiche, nel senso che, sai, non tutti riescono a capire qual è il limite tra l'educazione e quando cominci a uscire fuori dagli schemi. Certo. Non tutti capiscono che... Sì, è vero che possiamo andare anche in discoteca assieme, possiamo andarci a bere una birra assieme, possiamo anche andare a giocare a calcetto assieme, possiamo andare anche al cinema tutti assieme, però in un contesto lavorativo, soprattutto di fronte a clienti o cose del genere, bisogna mantenere ruoli e comportamenti. Fortunatamente questo invece tipo di approccio è compreso dalla stragrande maggioranza delle persone, nel senso che le persone ci arrivano, e quindi ottieni molto di più, perché sai... c'è complicità anche. Sì, bravissimo, le persone fanno più squadra e quindi vengono fuori più cose, riesci a salvare tante, diciamo, tante situazioni al limite, eccetera, eccetera. E quindi per me, tra l'una e l'altra, preferisco sicuramente il rapporto, diciamo, anche di amicizia all'interno di quella che sono le mura dell'ufficio. Poi ripeto, ci può essere o non essere d'accordo con questo modo di pensare, non penso che ci sia un giusto o sbagliato, io posso dire qual è la mia interpretazione, per me è meglio così, insomma, però ripeto, certo. Poi ognuno, sì, se vuoi gestirtela diversamente, fatti la tua azienda, gestiscila come vuoi. Dipende, come dicevi, anche da chi è davanti, nel senso, è ovvio che se sai che una persona è propensa a prendersi il braccio, non gli dai neanche la mano, capito? Sta un po' nel conoscere le persone che hai di fronte anche. Allora, volevo farti una domanda che interessa anche molto a me, che non so perché non te l'ho fatta prima effettivamente. Ma quali sono stati i tuoi libri preferiti, sia di genere professionale che di lato umano? Perché chiedono dalla chat questa cosa. Sì, allora guarda, ti dico, è sempre una domanda un po' strana, come quando magari ti dicono qual è il tuo gruppo preferito, te ne direi 117, non è che te ne sono. Però ecco, dal punto di vista professionale potrei dirti che, per ovvi motivi, anche perché è stato un po' il mio mentore, La grande differenza di Sebastiano Zanolli è stato un libro che mi era piaciuto molto, perché univa la parte business con quella della componente umana, no? Cioè cercare appunto di trovare questo modo per fare la differenza. Tra i libri che ho letto, diciamo, ultimamente, per ultimamente intendo un paio di anni fa, che però mi sono piaciuti molto,
è L'arte della vittoria. Parla, diciamo, della storia della Nike, come è stata costruita da zero. E ovviamente non voglio dire che ci sono un mucchio di paralleli con Velvet, perché sono due cose totalmente diverse, però ho riscontrato nella tenacia, appunto, del suo titolare questa voglia smania di andare avanti, di prendere delle badilate sulla bocca, di andare avanti nonostante tutto e sempre, arrivando a rischiare vita privata, mettendo in crisi i rapporti, eccetera. Ho trovato proprio tanta verità, no? Nel senso che il libro non sta descrivendo la Nike, questa grandissima azienda, no, descrive tutta la parte iniziale, proprio prima poi di diventare, lascia solo qualche pagina, quella che era Nike quando poi le cose sono partite, sono andate in bomba dagli anni 80 in poi. E a leggere come un colosso tra i più grandi di cui, diciamo, possiamo annoverare in questi tempi, in realtà abbia avuto una partenza tutt'altro che facile, tutt'altro che ricca, eccetera, in un certo senso penso che sia di speranza un po' a tutti, no? Cioè, penso che dia qualcosa, cioè, come dire, ok, se ce l'ho fatta io, che non avevo una tega di niente e che aveva una vita fondamentalmente normalissima, uguale a quella di tantissimi altri, beh, probabilmente è una cosa che potrebbe essere fattibile anche per terze parti, cioè non c'è niente di straordinario in quella storia, niente. Non c'è uno che ha superpoteri, non c'è uno super intelligente, non c'è uno super forte, super capace, cioè è la storia di un ragazzo che un po', diciamo così, a causa di quello che era il suo status, un po' perché, ecco, forse sì, era un po' determinato, ha portato avanti un sogno, okay? Sì. Ma vorrei dirti che lo ha costruito proprio man mano, cioè non è che lui sia partito, che ne so, a 18 anni, voglio vendere le scarpe, voglio fare l'azienda di scarpe. Miliardi, sì, chiaro. Metà terra, zero, ma proprio zero. Anzi, cioè, parla di come, soprattutto all'inizio, lui vendeva le Onitsuka all'epoca, le famose Tiger, no? E da cui poi ha fatto partire il discorso Nike, copiandole brutalmente. Ma perché le ha copiate? Perché non gliele facevano più importare, quindi lui ha detto, sai cosa, te le copio. Quindi tutt'altro che una leggenda come inizio, no, di quella che è una delle aziende più blasonate nel pianeta. E è stato, secondo me, simpatico che abbia voluto mettersi un po' a nudo e dire, guardate che non c'è niente di trascendentale, pur avendo la più grande azienda sportiva del pianeta, è nata così e poteva anche andare male. E guarda, tra le righe si legge come bastava che non gli arrivasse un bonifico, bastava che non gli dessero, che ne so, un po' di soldini per andare avanti, eccetera, eccetera, e tutto sarebbe saltato per aria. Quindi tante volte un po' di domande ti viene a fartele, no? Quanti avrebbero potuto accedere alla stessa cosa se, che ne so, avessero avuto, magari, passami in termini, anche la fortuna di essere agevolati nel momento giusto? Se è proprio una questione di momento giusto, persone giuste, succede la cosa perfetta. Ecco, sì, a volte è anche di questione di coincidenze, praticamente. Sai, quel libro lì mi è piaciuto proprio per questo, perché sì, da una parte è veramente a nudo il fatto che devi sbatterti, lui sto qua si faceva i metri avanti e indietro per diciamo America, Giappone, eccetera eccetera, ha pianto, ha perso cose, però dall'altra parte ti viene anche da dire, sì, ma non è che fosse una persona diversa dalle altre, cioè una persona normalissima, forse, ecco, con un po' più di tenacia in più, ma ecco, una propensione al rischio anche in più, dai, questa sì. Un terzo libro ci vuole un po' per mettersi in gioco. Un terzo libro che consiglieresti? Pardon, scusami, non ho sentito. No, dico un terzo libro che consiglieresti sempre al ragazzo che ha chiesto. Ma guarda, l'ultimo che ho letto, quello che parla di Netflix, non mi ricordo neanche il titolo esatto, ma l'ho proprio finito di leggere poco fa, nel senso qualche settimana fa. Lo trovo carino perché uso un termine che non mi piace, ma diciamo che è abbastanza disruptive rispetto a tante cose su come proprio si gestisce un'azienda. Poi, sinceramente, ti dirò, ne ho sentite di cotte e di crude, perché qualcuno mi ha detto che quello che c'è scritto sul libro è solo una parte della verità, ma che in realtà chi lavora su Netflix non è che sia proprio messo così. Però vi consiglio di leggerlo, perché insomma, al di là tutti conosciamo Netflix come azienda, però tante volte non si capisce che dietro c'è proprio un modo di fare azienda che era diverso.
Ora, ripeto, devo essere sincero, tanto mi è sembrato vero il libro L'arte della vittoria, appunto quello sulla Nike, tanto invece mi è sembrato un po' enfatizzato quello di Netflix. Però è simpatico soprattutto perché introduce delle cose molto innovative. Insomma, il libro si chiama... Il libro si chiama L'unica regola è che non ci sono regole. Netflix, la cultura della reinvenzione. Okay. Bravissimo, sì. L'unica regola non ci sono regole. Io volevo anche chiederti, all'inizio di un progetto bisogna dedicarci molto tempo, penso. Volevo sapere se per caso ti è capitato di avere persone che magari ritenevi amici, che magari ti hanno voltato le spalle nel momento in cui tu hai dedicato molto tempo a un determinato progetto, che poi sia andato bene o male, indipendentemente da questo. Oppure se, come dicevi prima, hai sempre avuto amici che comunque ti sono stati a fianco. Ma non saprei neanche se dirti voltato le spalle o quant'altro, perché magari voltato le spalle no. Qualcuno sicuramente un po' lo perdi per strada, ma può essere anche una ragazza e non è detto che siano gli amici, sì, no? Vita privata in generale. E un po', cioè, e la colpa fondamentalmente è tua, nel senso che quando cominci ad avere un'altra ragazza che si chiama Velvet, per ovvi motivi qualcosa salta per aria. È un po' quello che ti dicevo, cercando di dire prima, no? Che ci sono... c'è un concetto che è quello della rinuncia o quello del sacrificio, eccetera, che è insito in quello che fai quando fai partire un business. Cioè, devi comunque partire dal presupposto che stai facendo un qualcosa e quindi stai rischiando di perdere qualcos'altro per ovvi motivi. Per me, appunto, è stato proprio così. Non posso dirti, non voglio usare il termine le persone ti hanno voltato le spalle, perché voltato le spalle sembra che una persona ti stia abbandonando nel momento del bisogno, eccetera, eccetera. Non voglio dire che è proprio così. Però che qualcuno inizi a prendere altre strade, forse un po' per stanchezza, un po' perché la tua strada non è detto che sia la sua, è quello sì. Ok. È normale, comunque, immagino che, cioè, che tanti amici dopo li perdi di vista per forza di cose, anche perché devi dare una priorità al tuo tempo, no? Esatto. Vabbè, è giusto. È giusto avere priorità alla fine nella vita. Non è così scontato, però. Non è scontato, no. Vero. E come metteresti nella lista delle priorità la tua azienda? Cioè, guarda, prima di tutto, che so, prima la famiglia? Prima avevo un cagnolino e veniva prima lui, secondo me. Cioè, nel senso, se mi sono detto togli il cane o togli l'azienda, avrei detto no, ma è figa, togli l'azienda. Adesso, ahimè, non ce l'ho più, quindi mi è rimasta quella, insomma. Giusto. Ma no, come hai fatto? Mentre la prima, adesso come adesso, è la cosa che ho al primo posto, anche perché sai, poi hai anche delle responsabilità che ti portano lì, no? Quindi, per quanto poco, adesso ci sono 150 persone che ci lavorano dentro, e a casa mia vuol dire che ci sono 150 famiglie che mangiano dall'attività che esce da quell'azienda. Fare, non essere concentrati, non essere sul pezzo o altro, secondo me è anche cioè, sarebbe un comportamento un po' egoista, no? Cioè, nel senso, c'è anche una componente sociale dietro a quella economica, e quando cominci ad avere 150 famiglie che basano anche parte o tutta la loro vita su quello che è lo stipendio che ricevono, non puoi fare il cagacazzo e non essere al 100% e rischiare di lasciarne a casa 20 o quant'altro. Quindi, ecco, diciamo, certo, che è l'attenzione massima all'azienda, è l'unico modo che ho per rispondere a questa cosa, no? Cioè, quindi, dopo, ripeto, attenzione per attenzione, puoi sbagliare lo stesso, però almeno, ecco, come dicono spesso su alcuni cartoni animati che mi piacciono, prima di morire tutti i fighi dicono non ho rimpianti, no? Ecco. Quello che vorrei poter dire anch'io quando dovesse essere che un giorno le cose vanno male, voglio dire non ho rimpianti, perché la cosa peggiore secondo me sarebbe quella di dire porca puttana, se ci avessi messo un po' più grinta, se fossi stato più concentrato e attento. Ecco, questo non lo voglio dire, e quindi per il momento mi tengo ancora ben vicino al mio non ho rimpianti. Bene, è giusto. Guarda, volevo chiederti, quando è avviato, no, l'attività Velvet? Immagino che occupassi il 100% delle tue giornate, no? Sì. Come hai fatto a diciamo, a spiegare alle persone che ti stavano intorno il perché ti vedessero meno? Cioè, come si può dire? Immagino che hai cominciato ad avere, tipo, a sembrare quasi isolato dal mondo, no?
Beh, sì, ma anche no, Amortico. Fondamentalmente buona parte dei miei amici hanno cominciato a darmi una mano a lavorare all'interno della stessa azienda, quindi era diventato un po', è diventato anche adesso un po' un gioco forza per me riuscire a, diciamo così, continuare a gestire rapporti e relazioni con gli amici, perché tante volte sono parte integrante della stessa azienda. È ovvio che, come posso dire, per ovvi motivi, come dicevo prima, qualcuno prende strade diverse, qualcuno lo perdi per strada, eccetera. Però cosa vuoi, abbiamo sempre fatto con Velvet, cioè durante il periodo di Velvet abbiamo sempre continuato a fare eventi a vario titolo, no? E quindi quelli diventavano un po' anche il modo per fare festa tutti assieme. Cioè per me l'evento, anche se c'è una regola fondamentale che dice chi fa l'evento, cioè chi fa la festa non fa festa, in realtà ti dirò, ho trasgredito spesso, nel senso che tante volte chi fa la festa la fa più grande di tutti, nel senso che, e quindi comunque erano modi conviviali per poter rivedere le persone, trovare le persone, unire un po' l'utile e dilettevole. Poi ripeto, Velvet è un'agenzia di comunicazione, quindi sarebbe stato stupido perdere comunicazione nei confronti delle persone, no? Quindi comunque resti sempre un po' al passo. E poi dirò, quello che è successo negli ultimi 5-6 anni con i social network, questa esplosione generale o quant'altro, con tutte le cose brutte che ha portato, ne ha portate secondo me ben di più di fighe, quindi riuscire a tornare in contatto con tante persone che potevi aver perso per strada, agganciare contatti nuovi, essere sul pezzo sempre, eccetera. Certo, uno può dire, ma parlare è con le persone... È un'arma a doppio taglio, diciamo. Comunque. Sì, parlare con persone vis-à-vis è un'altra cosa, sì, certo, è un'altra cosa, ma tra poterlo o non poterlo fare, insomma, preferisco questo. Vero. Ripeto, sai, è un po' come quando sono arrivate le auto, no? Le macchine, e prima c'erano i cavalli. È ovvio che ci saranno sempre gli aficionados dei cavalli, però non è che puoi bloccare l'avanzata tecnologica e fermare il futuro perché... ah no, ma a me piaceva di più mandarmi le lettere scritte con il francobollo, eccetera eccetera. Fallo, puoi ancora farlo, puoi ancora andare a cavallo se vuoi, voglio dire. È vero. Come le persone che quando è uscita la televisione pensavano che tipo sarebbe stata un'invenzione di merda perché le persone si annoiano davanti a una scatola. Bravo. Mia nonna pensava che fosse così. Mia nonna mi ha raccontato che lei faceva radio da giovane, molto giovane, mia nonna ha quasi 90 anni, e ha detto che quando è uscita la TV lei pensava che fosse una cosa brutta perché comunque era come mostrare quello che succedeva in radio, no? Sì. E non si immaginava in realtà le potenzialità che aveva. L'effetto ipnotico sulle persone. Esatto. Che poi adesso è come se avessimo sempre una televisione dietro. Visto che siamo qua, cosa ne pensi della televisione di per sé? Nel 2021 più direi. Ti dirò, io ne guardo pochissima perché se mi connetto a quella roba lì, mi connetto comunque a Prime, Netflix, sì, TV, proprio televisione pura. Quindi televisione come televisione ne guardo pochissima. In realtà però ti dico, se guardo il target un po' dei miei genitori o quelle persone lì, sono ancora, diciamo così, al 90% televisive. Cioè, sì, mia madre ogni tanto guarda qualcosa su Netflix, come anche mio padre, però tendenzialmente resta il telegiornale su Rai 1, quelle, diciamo, i giochi, a quiz, quelle robe lì, sono ancora le cose che va per la stragrande. L'eredità. Bravo, sì. Quindi ti dico, per me io vorrei che la TV continuasse a esserci, magari si aggiornasse. Adesso so che tra l'altro doveva esserci dei change abbastanza importanti proprio su quelle che sono le modalità con cui vengono trasmesse, messe in onda le cose, eccetera. E, diciamo così, per me più canali ci sono, più piattaforme ci sono, meglio è, nel senso che, anzi, prima era una merda, nel senso che avevi sei canali da guardarti o ti guardavi... Devi guardarti quelli oppure stavi zitto, capito? Pure certo. Zitto, ok. Mentre adesso è giusto che ci sia il cellulare con tutte le cose che ci stanno dietro, che ci siano i programmi a pagamento per chi vuole vedersi le robe a pagamento, gli streaming, eccetera. È giusto che ci sia la TV, è giusto che ci sia la radio, cioè nel senso che... Ognuno si sceglie quello che preferisce. Sì, è anche più democratico, no? Cioè mica siamo tutti uguali, quindi... Esatto. E invece al di fuori del lavoro com'è il tuo rapporto con i social?
Ma guarda, ti dico, li utilizziamo così tanto a livello lavorativo che tendenzialmente non è che mi stragasi passarci troppo tempo fuori dall'ambito lavorativo. Io ho aperto, per farti capire, un account su TikTok, penso di esserci entrato due volte, ma non ce la faccio proprio. L'avevo aperto su Twitch, sì, ogni tanto magari guardo qualcosina, ma non è che sia proprio quello su cui investo più tempo. Tendenzialmente ho dismesso anche abbastanza Facebook, tendenzialmente uso Instagram. Ho provato e sto provando anche Clubhouse, però e com'è? Non so, ha qualcosa che non mi sorride troppo. Cioè, nel senso, se devi perdere tempo perché sei a casa da solo, non hai nessuno con cui parlare, è il top. Però non... Sì, ma è una cosa in cui entri e fai realmente, cioè, no, ci stai. Concettualmente è come se ci fossero un mucchio di, diciamo così, conversazioni aperte. Tu scegli, a seconda del titolo, quella in cui tendenzialmente vuoi partecipare, entrare, e entri dentro queste fantomatiche room. E senti persone che parlano fondamentalmente, discutono, poi se a un certo punto tu alzi la manina perché vuoi parlare anche tu, ti fanno parlare. Però, capito, cioè, se, per il momento lo trovo ancora un po' sterile. Ci sono un mucchio di chat in cui si parla del nulla, poi c'è qualche chat simpatica in cui magari le persone parlano di argomenti anche relativamente interessanti, però sì, secondo me lascia un po' il tempo che trova, carino, non ci morirei dietro, forse, ecco. Diciamo che l'idea ci sta, ma è sviluppata male, forse. Sì, o comunque ti dico, guarda, potrebbe essere meglio se fosse integrata a un social che già va abbastanza, no? Che ne so, se io fossi chi di dovere in Facebook o in Instagram, integrerei subito. Cioè, farei l'evoluzione delle stories, creerei la parte room, eccetera, eccetera. Ma se ci pensate, le stories erano una roba di Snapchat, e poi le hanno utilizzate tutti. Presumibilmente adesso questa roba qui del parlato sarà un qualcosa che nasce da Clubhouse. Se gli altri non sono stupidi, gliela fotono in un nanosecondo, quindi staremo a vedere cosa succede. Esatto, è un po' triste, però, cioè, da un lato in effetti è geniale da parte di Instagram, ok, però allo stesso tempo è triste perché alla fine la cosa delle storie di Snapchat, no? Cioè, perché Snapchat non ha voluto vendersi e quindi hanno detto ok, va bene, noi lo mettiamo su Instagram se tu non vuoi venderci l'applicazione. Qui entri in un campo minato, nel senso che soprattutto quando parli di cose digital, eccetera, la parte, diciamo, in cui tu hai la possibilità di utilizzare un copyright è veramente, è tanto borderline, quindi è difficile dire io ho il copyright delle stories, cioè no, non funziona così, tanto ti basta cambiare due cose e è già diverso, appannaggio di tutti, no? Magari fosse così anche con i vaccini, adesso avremo i vaccini per tutti, ma invece con i vaccini... Ma lo trovi giusto comunque come concetto? Cioè tu trovi giusto che nel suo piccolo, per dirti, Instagram abbia usufruito di questo vantaggio appunto a suo favore, nel suo piccolo? Allora guardi, con ni, nel senso, per me bisognerebbe adesso aprire file su quelle che possono essere la parte del brevetto, del registrare l'idea, eccetera, eccetera. Allora, secondo me la cosa simpatica sarebbe stato quello di dare a chi, diciamo così, per primo trova un'innovazione, di dare, che ne so, un tot di tempo, che può, però limitato, nel senso che può essere un anno o tre anni, durante i quali nessuno può copiarla, ok? Dopodiché però è appannaggio dell'umanità, voglio dire, non è che perché tu hai avuto per un nanosecondo un'idea che magari avrebbero potuto avere anche altri, non sono riusciti a avere tecnologicamente o i soldi per poterla brevettare, eccetera, allora tu per sempre detieni il potere. No, per me è quella una puttanata. Ma ti ripeto, guarda che lo sto dicendo tanto per il discorso delle stories su Instagram come fosse per i vaccini. Cioè, non esiste che una persona fa i soldi con la mia salute. Non funziona. Cioè, per me è fuori dal pianeta. Che dopo, giustamente, una persona abbia da ottenere qualcosa, parliamo, diciamo così, di monete o quant'altro per l'invenzione, questo è la palissiano. Che questo diventi, diciamo così, un modo come un altro per esercitare del potere o per gestire la cosa, a me no, questa roba qui la trovo anacronistica e fuori dal mondo, è quasi bestiale, voglio dire, non...
Adesso non voglio aprire il tema relativamente all'industria farmaceutica e quello che sta succedendo adesso, eh. Però pensiamoci perché boh, cioè, sono leggi arcaiche, vecchie, e tra l'altro che tendono a tutelare chi è forte e non... Diciamo che già si è, cioè, ha già vinto ormai chi è forte in questo campo, comunque è un altro discorso questo. Sì. Ma dalla chat, Bassel è un uomo di algoritmi, cosa intende, Liana? No, penso mi stia prendendo per il culo perché abbiamo sviluppato un algoritmo, tra l'altro dovrebbe vedere la luce tra un paio di mesi in maniera ufficiale, ed è un algoritmo che tende a, diciamo così, riuscire finalmente ad attribuire un ritorno economico al negozio fisico quando il brand vende online le stesse cose che il negozio, diciamo, tiene nel fisico. Sì, bravissimo, mi sono spiegato di merda, la ridico, nel senso, sai, c'è tutta questa dicotomia oggi tra vendita online e offline. Cosa succede? Succede quindi che io negoziante inizio a vendere un brand di abbigliamento. Il negoziante oggi sta investendo in comunicazione, perché? Perché paga una vetrina, paga una ragazza che è dentro che ti spiega, fa briga, eccetera, eccetera. Però se io entro nel negozio, anche solo, facciamo finta che non sia neanche entrato, io vedo dalla vetrina del negozio la maglietta tal dei tali e dico cazzo che figa, arrivo a casa e la compro sul sito internet della maglietta tal dei tali, ok? Bene, al negoziante di questa transizione cosa è rimasto? Nulla. Niente, eppure ha esposto lui il prodotto. Bravissimo. Allora, se io adesso comincio a ragionare in marketing, all'interno del marketing, sociologia dei consumi, all'interno della sociologia dei consumi c'è il processo d'acquisto nella mente del consumatore. Il processo d'acquisto nella mente del consumatore è viziato, diciamo così, da una serie infinita di cose, tra cui la ridondanza del messaggio, ok? Quindi, quando io espongo un qualcosa in vetrina, io sto rendendo il messaggio ancora più ridondante, quindi sto facendo un'attività e sto pagando per questa attività. Pago il prezzo dello stabile, pago la signorina che viene a darti una mano, eccetera. Se però l'acquisto viene effettuato online nel sito del brand, io non prendo più soldini. Allora cosa succede? Abbiamo inventato un algoritmo che parte da un presupposto, ossia da una ricerca che è stata fatta all'università, mi sembra, del Massachusetts, che dice che quando un brand ha anche uno sbocco fisico, quindi su un canale fisico, aumentano le vendite online in quel territorio. Ok. Cioè, uno dice, ha molto senso come ragionamento. Bravo, uno dice, potrebbe sembrare una stronzata, però uno dice, come aumentano le vendite online? Uno va a comprare nel negozio? No, va a comprare nel negozio, sì, ma aumentano anche quelli che hanno visto le robe e le comprano online. E allora dico, io voglio determinare più possibile quanto è questo quantum che il negoziante sta perdendo, per fare in maniera tale che il brand ridia qualche spicciolo indietro per ogni vendita effettuata. Per fare questa roba ci vuole un algoritmo che si connette con la componente di geolocalizzazione, una serie di altre robe, un bordello, non sto qui a scrivere. Oh, ecco, penso che la presa per il culo fosse per quello, perché l'avevo spiegato che stavamo facendo. No, no, ha scritto non ti prendo per il culo, ti stimo semmai per le tue idee etiche. Ecco, grazie. Quindi ecco. Beh, bellissimo. Però una bella idea, infatti è roba. Posso chiederti dopo, ma e come fai a far sì che il brand paghi il negoziante? Cioè, in quel senso? Allora, fondamentalmente noi inseriamo passami il termine, software, perché non sono molto tecnico, all'interno del gestionale del brand, che traccia dove è stato recapitato il pacco. Ok, siccome adesso resta tracciato tutto, noi sappiamo qualsiasi pacco dove arriva. Quindi voi dopo vedete se il pacco all'interno dell'area, che è determinata come area di quel negozio lì, una piccola quota parte in percentuale di quelle vendite lì torna indietro al negoziante. E la giustificazione è, appunto, che questo è un algoritmo di attribuzione, quindi tende a riattribuire alla persona X un'attività Y che questa ha effettuato, come esempio l'aver, diciamo, dato visibilità, aver dato informazioni relative a un brand, eccetera, eccetera. Okay. Aspetta, perché qui ho un mio amico, Giuseppe, che tra l'altro è un mio collega, e mi sta dicendo a bassa voce, oh, non spiegare troppo di sta roba, non spiegare...
Sì, guarda, stanno prendendo appunti, adesso parlano l'algoritmo. Ma dai, sì, sì, adesso, no, adesso, dicevi, adesso, scusa, adesso, come... adesso, adesso, ragazzi. Qual era l'algoritmo esattamente? No, non saprei nemmeno come, quando. Ma guarda, poi su sta roba qui dei segreti, eccetera, eccetera, sulle idee, sono sempre un po' scettico, nel senso che cosa vuoi. Non stiamo parlando della formula per la Coca-Cola, hai capito? Quindi... Sì, no. Comunque, dalla chat... Ma poi se funziona trovano il modo di rubartela comunque, penso. O no? Sì, beh. Cioè, se vogliono rubartela, te la fanno... Sì, fa lo stesso. Guarda, dalla chat, Zemnis chiede... se sei disposto a dare lezioni di vita a pagamento, cioè chi ti paga. No, noi abbiamo ignorato questa domanda perché pensavamo. Darei lezioni di vita sbagliate, perché non è, cioè, non sono, cioè, non mi sembra di essere la persona più realizzata, avere due figli, una moglie e aver vinto il campionato di basket. Quindi, che lezioni di vita vuoi che dire? Ti posso dire, c'è il modo migliore per non dormire più la notte? Ecco, quello sì. In Audi invece Sage ci dice: grazie mille per le info, vado a diventare milionario. Dì che mi riservi un pasticcino almeno. Manda a casa una lettera di ringraziamento. Allora, volevo chiederti, ma tu adesso attualmente fidanzata, moglie? Non ho capito la prossima domanda. No, niente. Non siamo un telegiornale. No, ma sai, hanno cominciato a venirmi i capelli un po' bianchi, la barba un po' bianca, le rughe, quindi non mi caga più nessuno, ahimè. Però... No, ma invece il brizzolato attira magari. Dicono, ma non sto vedendo risultati. Ma perché devi aspettare un po' di più, perché alla fine gli uomini, no, sono come il formaggio e il vino, più sono vecchi e più sono buoni, sì. La dico spesso anch'io questa per... per autoconvincerti. Noi ce ne abbiamo fatto una domanda, perché in realtà l'abbiamo fatta prima della live, però non l'abbiamo fatta adesso, quindi ti ridomando come sta andando la questione Covid rispetto all'azienda. Allora, guarda, la dividiamo in due pezzi, perché sennò sembra poco simpatica, nel senso, il Covid è una merda e mi dispiace veramente per tanti tipi di attività che noi, cioè, avendo tantissimi clienti, ne sentiamo veramente... alcune che sono devastate. Noi in un certo senso abbiamo perso ovviamente buona parte di quello che poteva essere il nostro fatturato, in quanto sono sparite totalmente attività come tutta quella che può essere la parte della ristorazione, della gestione degli eventi e chi più ne ha più ne mette. Però devo essere anche sincero, se da una parte abbiamo perso, dall'altra parte abbiamo più che moltiplicato, perché tantissime altre attività proprio sulla scia di quello che è successo hanno cominciato a aprire gli occhi relativamente al mondo dell'online. E quindi anche l'ultimo dei moicani, che prima ti avrebbe manco cagato il cazzo per sbaglio, adesso chiamava lui dicendo: scusami, ma per vendere le robe online, scusami, ma per avere il sito internet, scusami, per l'e-commerce, scusami, marketplace, eccetera, che prima manco sapevano che cazzo fossero, oppure andavi lì a dirgli: guarda che ti conviene avere anche uno sbocco online, e ti guardavano un po' come dire ma va. Sì, dai. Guarda, dico, è la stessa cosa che è successa 5-6 anni prima con i social, no? Mi ricordo che le primissime volte che andavamo da aziende, diciamo: guarda, se vuoi farti il tuo canale su Facebook perché potrebbe servirti a livello di business. Guarda, io mi ricordo di uno che mi ha tirato due boie addosso e mi ha detto: oh, guarda che cos'è mio figlio che chatta con le sue amiche su che roba là. Ecco, tradotto vuol dire: guarda che c'è mia figlia che chatta con le sue amiche su quella roba lì. Adesso capire... non è più così Facebook, in realtà, ecco. Adesso si è capovolta la situazione. Sì, no, adesso sì. Però per farti capire la mentalità che c'era, no, all'epoca. Poi pian piano diventava d'uso comune che tutte le aziende avessero il loro, diciamo così, il loro account su ogni social, anzi cominciava la gara a chi ha più like, più follower. Esatto, chi è più seguito. Lasciano anche a volte il tempo che trovano, ma vabbè. Però ecco, è successa la stessa identica cosa adesso nel mondo online, cioè prima ti cagavano in pochi. Adesso se vai da qualcuno a proporre visibilità o comunque vendite online, eccetera, sono tutti molto interessati, sanno cosa vuol dire, e ti dico, abbiamo chiuso comunque l'anno con più del 20% di fatturato in più, che in un periodo di Covid, quando senti gli altri che chiudono con mega meno davanti, a volte mi imbarazzava anche dirlo, nel senso che, sai, fa un po' brutto, come dire, sì, nelle disgrazie, lui comunque è andata bene.
però così è. È andata così. Beh, almeno diciamo che c'è stata la fortuna che almeno in alcuni campi non ha portato disgrazie, cioè secondo me... Dopo dipende infatti dal lavoro, Olga, cioè anche nel mio lavoro non ha portato, cioè, almeno nel mio piccolo non ha portato niente di grave, anzi ha portato più lavoro perché potevamo lavorare di più, visto che erano chiusi. Però appunto, cioè, secondo me bisogna vedere il lato positivo, dai, cioè nel senso, non è questo il lato positivo perché di per sé appunto come dicevi te è una merda la situazione, punto e basta. Però il fatto che non abbia portato solo merda, ti dico, boh, bene, cioè... E poi pure mio padre, no, con la scusa che installa wifi, ha lavorato un botto perché, vabbè, cioè immagina, tutti i wifi in casa vogliono adesso col covid. Guai a non averlo. Cioè, esatto, c'è la gente, gente che lo chiamava per dirgli appunto, puoi mettermi quello più forte di wifi, perché tutti in casa, tutti usare il wifi, ci arriva, capito, cioè wifi più forte, quindi... Dipende proprio dall'ambito, come diceva Pisto. Ma invece per quanto riguarda la parte interna dell'azienda col Covid, cioè dipendenti sì, dipendenti no? Tendenzialmente abbiamo quasi metà delle persone, anzi a volte anche più di metà delle persone che sono in smart working, si turnano. Poi sai, ci sono dei ruoli e delle persone tali per cui è più facile attivare una cosa del genere. Mi spiego meglio. Una persona che deve sviluppare un sito internet, sinceramente tante volte mi viene anche a dire, ma se abiti lontano, ma che cazzo vieni a lavorare in ufficio? Cioè, nel senso, cioè, mi sembra idiota. Quindi magari una persona può venire una volta sì, una volta no, giusto per avere degli aggiornamenti e fine. Ci sono altri ruoli, come diciamo così, ruoli magari che sono più commerciali o altro, che invece hanno delle difficoltà, soprattutto perché devi parlare tanto con tante persone diverse. E chi invece appunto è un project manager, quindi fa il PM, vuol dire che proprio gestisce il cliente e il, diciamo così, il progetto del cliente proprio facendo slalom tra tutti i reparti. Se sei a casa non è così semplice, anzi vuol dire che è quasi impossibile. Quindi dico, smart working, se uno me lo chiede, dico sì, però va valutato. Poi magari c'è anche tutta quella questione del, appunto anche semplicemente parlare tra colleghi... Ma vuol dire, guarda, sai, vuol dire tanto, nel senso che essere in ufficio non vuol dire solo esclusivamente stare con la testa china davanti al PC. Vuol dire intanto respirare l'aria di un ufficio che, mi rendo conto, se tu lavorassi alle Poste Italiane, vaffanculo. Ripeto, lavori comunque in un contesto un po' simpatico, no? Quindi c'è gente che gira con lo skate, voglio dire, quindi, ripeto, ci sono gli animali, ci sono i videogiochi, cioè... È un ufficio un po', passami il termine, borderline, sembra più... Cioè, mia madre dice che sembra Gardaland, quindi immagini... È mai successo che dei cani si mettessero a litigare tra di loro? Sì? Sì, no, ma sempre cose sedate sul nascere. Però ogni tanto partivano di quelle cagnare per di loro abbagliate. Immaginate gli strizzi in ufficio, Giulio. Beh, il tuo cane Pisto in ufficio sarebbe, non ce ne farebbe lavorare nessuno. Fallo vedere, non ce l'hai lì a portata di nuovo. Ma è giù purtroppo. Ah, peccato, perché c'è un bellissimo bulldog francese ed è un amore il cane di Pisto. Cioè, no, se porti in ufficio quello non lavora più nessuno, sono tutti da accarezzare. No, infatti, quello è l'altro dei rischi di avere i cani, quindi tanto le persone si distraggono un po'. Distrazione. Beh, è normale, soprattutto i cuccioli, immagino. Sì. No, beh, guarda, una ragazza da noi, il nostro collega, ha preso da pochissimo un cucciolo che aveva quasi 2 mesi, quindi immagino, è proprio miniatura. Sì, evito di dirti, c'era la fila delle persone per andare alla linea carezza ogni giorno. Ma vabbè, dall'altra parte, guarda, dico, se lo vedi è impossibile non venire, che non ti venga da a carezzare. Però migliora l'umore, cioè ti distrae, però migliora l'umore, quindi va benissimo così. Comunque c'è Zemis che ha una domanda interessante. No, interessante, praticamente semplicemente vuole un preventivo per gestire la sua azienda, perché lui effettivamente ha una fabbrica che crea cavi hi-fi e attualmente stanno aprendo adesso il reparto, no, social, così per diffondersi, e che chiede quanto gli dovrebbe costare se seguiste voi la loro pagina. Non so se si può contrattare in live. Guarda che lascerei queste cose magari un altro ambito, ma diciamo così, che la domanda posta in questa maniera è come se io entrassi dentro in un autosalone per comprare una macchina e dicessi, oh, voglio una macchina, quanto costa?
dipende. Ah sì, devi capire il servizio che ti possono offrire, cioè la quantità di pubblicità, il target, eccetera. Bravissimo, tendenzialmente una persona quando vuole avere un preventivo ci fa una telefonata, viene a trovarci, fa 10 minuti di chiacchiere in cui delinea un po' quello che è il progetto, noi acquisiamo le informazioni, sviluppiamo una proposta e in base al fatto che appunto la proposta sia centrata sugli obiettivi eccetera eccetera, sia congrua col budget che ha, viene accettata o meno, insomma, quindi cioè, un iter abbastanza canonico. Che poi il ragazzo in questione comunque è appunto qua dalle zone di Padova, cioè, gli conviene chiamare o venire direttamente in azienda? Io preferisco sempre vedere le persone, cioè nel senso è tutta un'altra cosa, anche perché ci si rende conto di tante più cose eccetera, però insomma adesso c'è un periodo un po' sui generis, quindi chiaro. Sì, no, beh, ora come ora sarebbe strano se partisse da Padova per venire a Treviso in zona rossa, no, forse sì. Non è il massimo. Zona rossa ti dicono se ti fermano ti dicono guarda non, no, ti fermano e dici sto andando a fare un preventivo, guarda non è il caso, mi spiace, sto andando a fare Basel, ti dovrebbero lasciare passare, insomma vai tranquillo. Lascia passare, fantastico. Comunque torniamo a un argomento interessante, parliamo di manga. Quali sono i tuoi manga preferiti, i tuoi tre manga preferiti che ti hanno ispirato anche nel tuo lavoro? Beh, Akane Guerriero tassativo, ma proprio sopra qualsiasi cosa. Se devo dirtene un secondo ti direi Sensei e Cavaliere dello Zodiaco, e poi diciamo che ce ne sono diversi che se la battono, però se esco dal modalità shonen, un manga che mi era piaciuto tantissimo al punto tale che poi ci ho dato il nome alla mia band era Video Girl AI. Oddio. Che era, per me era il top, è preferito, cioè, di mio fratello, devo ancora leggerlo, ce l'ho a casa e non l'ho mai letto. Allora devi sì, attenzione, lì non ci sono combattimenti neanche diciamo pugni fotonici, però è molto, molto bello. Ma una cosa volevo chiederti riguardo a Ken, siccome mio padre è un grande fan di Ken e l'ho guardato praticamente tutto anch'io grazie a lui, volevo chiederti a te piace solo l'anime e il manga anche, ti metto in mezzo, o anche tipo i film che ci hanno fatto dopo, o comunque anche quelle specie di episodi mini insomma che hanno fatto? Ma guarda, dico, dipende, nel senso che tendenzialmente forse a volte sono più attratto addirittura dall'anime che dal manga, anche se sono due cose magari un po' a volte simili, molto diverse. No, se dici tutta la roba che arriva dopo, cioè nel senso sì, tutto quello che arriva dopo ti metto proprio tutto il malloppo, neanche secondo me infatti quasi mai, cioè veramente quasi mai, anche perché tante volte sono proprio tecniche per fare ancora 2 euro, sì. Cercando se, e lo si evince, no? Ma sono sì, poi sì. Che no, tante volte non c'entrano con la serie. Non... Sì. Ma guarda, persino le robe che hanno fatto postume di Kenny Guerriero le guardo un po' col sopracciglio alto, perché mancano di quel tipo di emozione. Sì, di epicità, di sensibilità che... Beh, Ken è stato super epico, cioè, ma anche l'anime, secondo me è piaciuto un sacco l'anime. Devi fare i complimenti a tuo padre. Guarda, dalla chat chiedono cosa ne pensi di Code Geass. Quella roba lì non mi piacciono poco. Poi chiedevano anche di One Piece, ma hai già risposto di One Piece, quindi non serve che sottolinea. Due cose totalmente diverse, ma diciamo che One Piece non potrei non guardarlo, ma ripeto, ormai perché sono 20 anni che ci sono rimasto appiccicato e sti bastardi hanno capito come continuare, insomma, quindi talvolta sì, tante volte veramente ti viene da materializzarti un martello e spararglielo in testa, perché ti viene a dire dai, e va avanti ogni settimana e ogni mese, e dopo fanno le pause e aspetti, però vabbè dai, ormai pare che tra 5 anni dovrebbero chiuderlo, quindi immagini te. Penso sia, visto tra l'altro la data che dopo la Bibbia, visto che abbiamo nominato prima, ha venduto più pezzi, nel senso che sono arrivati quasi a 500 milioni di albi, quindi immaginatevi. Boia. Porca troia, non pensavo. Incredibile. Mi pare 180 milioni più o meno di albi, vuol dire che più o meno quasi ogni famiglia sul pianeta, se fossero distribuiti equamente, ne avrebbe uno a casa, no? Il tipo una bibbia sotto al cuscino del letto. Beh, sarebbe, cioè, sarebbe e se posso chiederti invece, visto che ti hanno allora, abbiamo parlato di manga, ti hanno chiesto i libri preferiti, allora mi rimane solo da chiederti
i tuoi tre film preferiti, magari, film che consiglieresti di guardare. Tendenzialmente ti risponderei Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3. Anche lì, tutti allora, su Rocky 1 sono d'accordo, sugli altri meno. Ma no, guarda che dico, ognuno porta con sé qualcosa. No, comunque diciamo, serie Rocky, ovvio. C'è un film che mi piaceva tantissimo, che si chiama Lady Hawk. Non chiedermi perché mi ha preso quel trip lì, ma mi piaceva tantissimo il concetto del fatto che lui e lei non si potessero mai vedere perché, diciamo così, uno veniva trasformato, lei veniva trasformato in falco, lui veniva trasformato in lupo. E, cioè, quando lei diventava falco, lui era umano, ma quando lui diventava lupo, lei era donna, no? Okay. E dietro quella puttanata lì, a parte che è un film, secondo me, bellissimo, ma boh, è sempre stato un film che mi è piaciuto tantissimo. Se invece dobbiamo uscire da quel contesto lì, mi è piaciuto tanto 900, il film. Parla del tipo che suonava in, diciamo così, in nave. Ah, centro... leggenda del pianista sull'oceano. Pianista sull'oceano. Parlava appunto di sto soggetto che... Di Lemon 900. Bravissimo. Olga non l'ho ancora visto, però 900, niente spoiler. Sono ignorante in cinema. No, veramente, guarda, quella è stata una delle cose che... Soprattutto quando parli del concetto di musica, no? Come trascende a volte da... È come se diventasse qualcosa che non c'entra più niente con il suono, no? Cioè, non so se l'avete visto. Io sì, l'ho visto. Anch'io ho visto. Ci sono dei momenti, li fanno benissimo, in cui lui si lascia trasportare da... Beh, bellissima la battaglia che fa. Da qualcosa che... Cioè, vedi che trascende anche l'ambito musicale, è come se lui entrasse dentro, un'altra cosa. E sto... diciamo così, forse anche l'interpretazione è stata fatta benissimo. Sì, lui è un grande attore, lui è bravissimo. Però ecco, quello di 900 è veramente un bellissimo film. E poi è ancora incredibile che non sia stato nominato per nessun premio Oscar, non abbia vinto. No, ma infatti, okay. Quello è incredibile. Cioè, ma per tante volte cioè, dietro c'è una dietrologia dietro i premi Oscar, no? Quindi non è sì. Che, poi se il concetto di premio è un po'... è sempre un po' così. Anche che vabbè, premiare una cosa che è molto soggettiva, cioè parlando di film e gusti comunque personali a certi livelli probabilmente sì. Sì, cioè a certi livelli sì, cioè magari guardano delle cose che noi neanche stiamo lì a considerare. Sì, vabbè, ma poi c'è anche tutto un discorso di soldi dietro, di pubblicità, di cose che cioè non vanno sicuramente a premiare il film indipendente di serie B che nessuno si è visto, cioè esatto. Giulio, sì, no, ci chiedono dalla chat se ricaricheremo questa live anche su YouTube. Sì, cioè noi di solito ricarichiamo sempre le puntate. Cioè, Bassel va bene. Sì, sì, caspita, avrei dovuto portarmi delle luci un po' più carine perché così sembro più vecchio di quello che sono, però va bene. Allora, dopo è sempre un discorso di luci, di cose. Dicono dalla chat che è pronta la pizza. Devi ancora cenare? Sì, bravo, infatti ho qui Giuseppe che pensi, tu voi pensate che mi abbia aspettato sto soggetto qui col cazzo, è lì che è finito Giuseppe? Sì, è finito tutto. No. Beh, guarda, allora, se vuoi ti lasciamo andare. Ti lasciamo andare tranquillamente, so che abbiamo fatto già 1:42, è stata super interessante. Vi ringrazio ragazzi. Noi ringraziamo te. Gentilissimi, e vabbè, per qualsiasi cosa, insomma, il mio link o su Instagram o su Facebook, fate presto a trovarlo perché non penso ce ne siano tanti altri con sto nome e cognome. Insomma, se ne trovate un altro ditemelo che vedo di farlo eliminare subito. Tipo fai non le porti. Esatto. Grazie mille. Guarda, grazie mille a te. Grazie mille a te. Buona cena. Super interessante. Buona cena. Grazie mille. E niente, e buona serata, grazie mille. Buona serata. Ciao, grazie mille. Adesso torniamo alla nostra intanto interfaccia normale. Non riesce a uscire da Skype, pensa, è intrappolato su Skype. Forse c'è la parte. Ok, torniamo a noi. Allora ragazze, grazie mille per aver seguito questa interessantissima intervista, oserei dire.
Esatto. Grazie mille ragazzi che ci avete seguito, veramente siete stati favolosi e soprattutto per aver commentato in chat. Una cosa, ragazzi, potevate spararci più domande se ne avevate, Ma secondo eravamo me è piacevole interessati. ascoltare, eh? Secondo me è Esatto. piacevole Poi ascoltare. volevo dire, allora, chi ci sta guardando su YouTube, sappiate che noi queste live le facciamo sempre su Twitch, nel caso non si sia capito, quindi veniteci a seguire su Twitch, in questo momento lasciamo tutti gli altri nostri social in chat, quindi se volete seguirci lì, seguiteci lì. Instagram. Gruppo Telegram, server Discord, quindi. Esatto, Server disco, sì, è vero, lo chiamo gruppo, però è un faremo server. delle altre live super interessanti. Il nostro prossimo ospite sarà giovedì alle 6:30 di sera. Avremo con noi Alfonso Celotto. O Celotti, non mi ricordo più il suo cognome, mi Celotto, perdoni se Olga. Celotto, che è un Sorridi. esperto di diritto costituzionale. Parleremo insieme di quanto i DPCM siano realmente costituzionali o meno. Ne parleremo insieme, sarà molto Se interessante. volete supportare il canale potete iscrivervi Ricordo di gratuitamente con lasciare un Amazon Prime, follow. altrimenti basta lasciare un Esatto. follow che è tutto gratuito e ci fate un grandissimo Esatto, e vi piacere. si vuole bene. Noi ci vediamo domani sera per la lettura dei link su Discord. Grazie Grazie per essere stati con mille. noi ragazzi, Grazie buonanotte e buona Ciao, vi si serata. vuole bene. Vai Olga. Chiudo lo streaming. Sì. Vai.